Aloha a tutti voi, benvenuti alle Hawaii, questo è Snapdragon Summit. Oggi vi racconto di tutte le novità che sono state presentate e raccontate qui durante queste tre giornate di eventi, che però hanno una connotazione ancora più importante rispetto ai singoli annunci, visto che raccontano molto di quello che sarà il mondo della tecnologia nel 2022, non solo negli smartphone, ma anche nel gaming e anche nel computing. Non perdiamoci in altre parole e iniziamo. Iniziamo parlando ovviamente del nuovo processore top di gamma Snapdragon. Il processore dello scorso anno era Snapdragon 888, era già stato un po' anticipato da vari rumors. Quest'anno, ovvero nel 2022, il processore avrà un nome completamente nuovo. Non solo la famiglia Snapdragon 8, perché è così che si chiamerà, ma anche quella delle famiglie, diciamo, inferiori, quindi 7, 6, eccetera, eccetera. Snapdragon 8 generazione 1 è il nuovo processore che arriverà appunto nel 2022, ma ci saranno già degli annunci nelle prossime settimane, quindi poi vi dirò più avanti all'interno di questo video. La nuova nomenclatura, se vi devo dare un parere personale, non mi fa impazzire, non è che risolva moltissimo un po' la confusione di ricordarsi tutti i numeri, e anche e soprattutto perché non sappiamo tutto. Per esempio, non sappiamo nella famiglia Snapdragon 6 e Snapdragon 7 come si gestiranno varie fasce di prodotto lanciate all'interno dello stesso anno e quindi tutti appartenenti alla generazione 1. Se vi devo dare un parere mio, che non viene assolutamente da Qualcomm, è una mia idea, probabilmente ci sarà una lettera aggiunta dopo il numero, per esempio Snapdragon 7X, Snapdragon 7S, Snapdragon 7C per differenziare varie fasce. Ecco, questa potrebbe essere invece una soluzione interessante per capire al volo di che tipo di prodotto, di che tipo di processore sistema on a chip si sta parlando. Qualche informazione tecnica sul processore, ammetto che non ce ne sono state date tantissime di informazioni tecniche, però vi do comunque qualche indicazione su come è realizzato questo processore, che è il primo a 4 nanometri per il mondo Android ed è un processore ovviamente octa-core con un core Cortex X2 a 3 GHz, 3 a 710 a 2.5 GHz e 4 a 510 a 1.8 GHz. C'è il supporto al Wi-Fi 6E, al Bluetooth 5.2, agli schermi Quad HD Plus a 144 Hz, Quick Charge 5.0, supporto alle RAM LPDDR5 con frequenze fino a 3200 Hz fino a 16 GB. Non vi racconterò di tanti tecnicismi, ma vi vado comunque a raccontare di alcune cose particolari, alcune funzionalità particolari più interessanti. Per esempio vi racconto del nuovo ESP, del nuovo processore di immagine, e non è un quarto processore di immagine che si aggiunge ai tre già presenti per le fotocamere, ma è un processore di immagine all'interno del Sensing Hub, ovvero quel componente che contiene tutti i sensori che funzionano always on, a bassissimo consumo energetico. Per esempio quelli per il movimento, per rilevare se state facendo attività fisica, quelli dei microfoni, per esempio gli assistenti vocali, e adesso si aggiunge anche una fotocamera, un ESP, che può funzionare per gestire una delle fotocamere, per esempio la fotocamera frontale, per funzionare sempre attiva. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, in un caso d'uso, che lo smartphone si può sbloccare senza dover mai essere risvegliato, con un bassissimo consumo energetico. Qualcuno potrebbe dire, ma così lo smartphone potrebbe spiarmi sempre. Intanto c'è un fattore di privacy, ovvero il fatto che la fotocamera può essere attivata a livello del Sensing Hub, che è un livello hardware ristretto, una sorta di sandbox, un posto da cui non può uscire l'informazione. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non viene inviata fuori dallo smartphone, non viene inviata un'analisi cloud, non viene inviata un software di qualche tipo, rimane una rilevazione a livello hardware, a livello appunto più basso, garantendo appunto nella teoria maggior sicurezza piuttosto che un ESP generico. Pensate anche a un'altra situazione, il fatto che lui può riconoscere il vostro volto mentre usate lo smartphone, e nel momento in cui voi distogliete lo sguardo, lo smartphone si riblocca istantaneamente. Appena voi lo riportate verso lo smartphone, questo si sblocca nuovamente. Può anche essere, per esempio, che se state facendo vedere un divertente video su TikTok a qualche vostro amico sul vostro smartphone, questo potrebbe non mostrare i contenuti delle notifiche in arrivo in quel momento, se qualche altro volto oltre il vostro sta guardando lo schermo, magari evitando di mostrare informazioni bancarie, informazioni sensibili, notifiche da persone che non volete far vedere ai vostri vicini. La parte fotografica è stata molto curata in questo nuovo Snapdragon 8 generazione 1. Vi do qualche numero, vi do qualche informazione. Intanto, possibilità di registrare video 8K in HDR oppure in 4K 120 fps, e poi la possibilità di realizzare scatti RAW a 18 bit, questo andando a mettere insieme e creare un file RAW che non viene direttamente dal sensore, ma che è l'unione delle informazioni di più scatti
realizzati magari ad esposizioni diverse, quindi una sorta di RAW che contiene anche le informazioni HDR. Abbiamo poi una nuova Mega Night Mode che permette sostanzialmente di avere immagini ancora più luminose. Maggiori dettagli tecnici li trovate ovviamente sul nostro sito, sull'articolo su Mobile World, questo perché grazie alla possibilità appunto di far fluire, ve lo sto dicendo nel modo più semplice possibile per i meno tecnici, una quantità di informazione notevolissima in più rispetto al passato. Pensate che si possono ottenere fino a 2 stop in più, quindi tantissima luminosità in più, semplicemente utilizzando questo nuovo processore. Connettività, ovviamente Snapdragon 8 generazione 1 integra all'interno un modem 5G che garantisce velocità fino a 10 gigabit per secondo. È la prima volta che in un componente del genere si tocca una velocità del genere, ma soprattutto grazie all'aggregazione delle bande del 5G è possibile avere upload fino a 3.5 gigabit per secondo. Non è una tecnologia che per esempio in Italia potremmo utilizzare a breve, ma è sorprendente perché spesso si pensa solo al valore del download, poche volte si pensa all'upload, che però è molto importante per fare live streaming, per fare videochiamate, per inviare grossi file, insomma è diventato ormai indispensabile. In più, ovviamente, ancora una volta, grazie al Fast Connect, è uno scioglilingua, 6900, c'è ancora una volta il Wi-Fi 6E con velocità fino a 3,6 gigabit al secondo. Ma più nel concreto, quando vedremo questo Snapdragon 8 generazione 1? Molto molto a breve, perché nelle prossime settimane, nei prossimi giorni verranno annunciati i nuovi Motorola Edge X30, Xiaomi 12 e Realme GT 2 Pro, tutti dotati del nuovo processore di Qualcomm, e quindi probabilmente li vedremo quasi di sicuro solo nel 2022 nel nostro mercato, ma in Asia potrebbero arrivare appunto già nelle prossime settimane. Ma non solo smartphone, ve l'ho detto all'inizio, parliamo anche di mondo computing, perché questo potrebbe essere l'anno in cui Qualcomm darà veramente tutto per accelerare moltissimo sulla realizzazione e sull'espansione, non la realizzazione perché ormai ci lavora da tanti anni, ma sull'espansione del suo mondo Windows on ARM, ma anche Chrome OS, in realtà se ne è parlato poco, ma è così, anche Chrome OS on ARM. Che cosa vuol dire? Vuol dire portare Windows e computer in generale con all'interno Windows su piattaforma ARM, la stessa dei cellulari, che è quello che Qualcomm sta già facendo da qualche anno e che, bisogna ammetterlo, Apple è riuscita a fare con più convinzione quest'anno con i suoi Apple M1 e poi le sue evoluzioni successive all'interno dei suoi MacBook. Potrebbe esserci un'espansione più considerevole anche nel mondo Windows proprio quest'anno grazie al nuovo Snapdragon 8CX, che è la nuova piattaforma 5 nanometri presentata proprio qui allo Snapdragon Summit da parte di Qualcomm. Tanta innovazione, ma quello appunto che conta di più è il portare l'esperienza mobile sul PC. Cosa vuol dire? Vuol dire autonomie decisamente superiori, ma anche per esempio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Pensate per esempio agli effetti bokeh che ci sono nelle vostre applicazioni su Skype, su Zoom, su tantissime applicazioni che avete usato per fare videochiamate in questi anni. Pensate al carico di lavoro che queste app fanno sulla GPU e sulla CPU e che consumano quindi di conseguenza tantissima batteria, ma che invece con un componente dedicato all'intelligenza artificiale, come per esempio quello presente nell'8CX di Qualcomm, quanta batteria si potrebbe risparmiare, quante prestazioni si potrebbero lasciare libere al computer per fare in contemporanea molto altro. E chiudo con un annuncio molto particolare. Quest'anno Qualcomm, dopo essersi lanciata nel VR, nell'XR, nelle auto, nei computer, negli smartphone, si lancia anche nel mondo del gaming, con la realizzazione della sua piattaforma chiamata G3X, ed è qui che ho preso l'ispirazione appunto per le possibili nomenclature di quelli che potrebbero essere i processori nella famiglia smartphone. Lancia una piattaforma per console portatili basate su Android. C'è un dev kit realizzato con Razer molto interessante, con specifiche allettanti, con refresh rate fino a 144 Hz, il dev kit arriva a 120, con processo a 5 nanometri, con connettività ovviamente 5G, con Snapdragon Sound, insomma con tutto quello che è veramente importante per un dispositivo gaming. E questa piattaforma dev kit, che trovate nelle immagini che vedrete qui nel mio video, è molto molto interessante. Perché? Perché racconta quello che potrebbe essere appunto il mondo del gaming portatile del futuro. Un mondo che è ancora molto aperto, visto che al momento per giocare si compra uno smartphone, magari gaming, oppure per esempio una Nintendo Switch, ma non ci sono molti altri contendenti, e Qualcomm qui cerca decisamente di andare a prendersi il suo spazio in un mondo che è ancora molto molto aperto.
E questo era soltanto un riassunto delle informazioni più interessanti che sono state svelate qui allo Snapdragon Summit. C'è ancora un altro giorno di eventi, io domani avrò modo per esempio di fare un po' di benchmark, quindi continuate a seguirci sui social, sicuramente arriveranno dei brevi video qui su YouTube, su Instagram, su TikTok. Continuate a seguirci, se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e se avete domande ovviamente fatecele nei commenti. Tutti gli approfondimenti ovviamente delle cose che vi ho raccontato li trovate nella descrizione, ci sono i link a tutti i vari articoli pubblicati in questi giorni. Aloha da Emanuele Cisotti, questo era tutto, un saluto dalle Hawaii.